Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca, sono stati trovati da parte dei miei data miner dei file relativi alla season 5 che ogni giorno continua a regalarci un sacco di emozioni ancor prima di essere arrivata su tutte le nostre piattaforme di gioco. Oramai ragazzi siamo praticamente lì, manca pochissimo, un giorno e mezzo circa all'arrivo giovedì 12 luglio alle ore 10 della season 5, che vedrà ragazzi una rivoluzione nella mappa di Fortnite veramente incredibile. Ragazzi, tutte le location, o comunque il più delle location, verrà completamente modificata e arriveranno ragazzi le nuove city dedicate alle varie epoche storiche che hanno fatto parte della storia dell'umanità. Ragazzi, noi abbiamo recuperato, io ringrazio sempre tutti i miei data miner, come al solito Fabio, Simo, un sacco di gente che fanno tutti riferimento al mio grande amico Quello che succede su Twitch e YouTube, che mi fornisce sempre dei leak da portare per voi in modo da lasciarvi sempre aggiornati e anche spoilerarvi qualcosina in base a quello che troverete nelle prossime settimane. Andiamo subito ragazzi a dare un'occhiatina allora alla nuova lista di location. La prima, Tilted Tower, pinnacoli pendenti ragazzi, diventerà, sembra, sono leak, non sappiamo se sia così, sembra di sì, ma io vi dico sempre che sono leak, diventerà Triassic Tower, praticamente una city dedicata ai dinosauri ragazzi, all'epoca della preistoria. Retail Row, che è il corso commercio in italiano, sembra che diventerà Renaissance Row, che sarà una city dedicata al Rinascimento ragazzi, un'altra delle epoche più importanti della storia dell'uomo. Anarchy Acres, acri anarchici, diventerà Ancient Acres, che dovrebbe essere la location dedicata agli egizi, anche se ragazzi ancora noi degli egizi qualcosina abbiamo trovato, ma non c'è ancora molto, anche se poi andremo a vedere altre cose con calma. Fatal Fields, che adesso mi ricordo sia lande letali, diventerà Future Fields. Se fosse così, addio alle nostre povere lande, diventerà una city dedicata addirittura al futuro. Moisty Mire, ragazzi, il putrido pantano, sembra diventerà Mayan Mire, che è una city dedicata all'epoca Maya, il glorioso impero Maya, di cui si conosce veramente pochissimo. Dusty Depot, ragazzi, o Dusty Depot, che sono i nostri magazzini muffiti, poi diventati ovviamente il cratere, diventerà Depression Depot, che starà ad indicare la Grande Depressione. Tomato Town, ragazzi, diventerà Time Town, che è una città che non va a prendere nessuna epoca storica in particolare, ma rimane come una delle città dinamiche di transizione, in poche parole. Junk Junction, che è il crocevia del ciarpame, sembra diventi Japan Junction, che è una city dedicata al Giappone, e qui staremo a vedere se terranno o meno il nostro approdo avventurato, vi ricordo che è uscito per la festa del Capodanno cinese oramai nel lontano febbraio-marzo. Flash Factory, laboratorio della latrina, diventerà un'altra Flash Factory, ma dedicata all'era industriale, quindi probabilmente avremo delle modifiche che andranno a ricalcare quest'altra epoca storica importantissima per la rivoluzione industriale e la crescita dell'umanità. Wailing Woods, che sono, se non ricordo male, il boschetto blaterante, il bosco blaterante, diventerà Wild Woods, che praticamente è tutta la city
e la location dedicata al selvaggio West. Salty Springs, ragazzi, che è condotti confusi. No, non è condotti confusi, Salty Springs. Salty Springs è... non me lo ricordo. Sì, no, è il boschetto, no, è il... come cacchio si chiama quello che c'è tra Dusty Depot e Fatal Fields? Tra il crocevia c'è le lande letali e il magazzino c'è il boschetto bisunto? Il boschetto bisunto dovrebbe essere Salty Spring, diventerà Steampunk Spring, che sembra essere una city dedicata a un post futuristico steampunk style. Andremo a vedere se sarà vero oppure no. Loot Lake, che è il lago, rimarrà sempre Loot Lake, perché è storico il Loot Lake in Fortnite, ma andrà, ragazzi, a prendere la sezione dedicata ai pirati o ai vichinghi. Ancora non è stato reso nulla riguardo pirati, a parte l'ancora, pirati o vichinghi. Rusky Reels, che è rapide e rischiose, diventerà Roman Row, che è praticamente una city dedicata all'impero romano, al grande impero romano. Abbiamo già visto un bel po' di leaks, non si menzionano, ragazzi, da nessuna parte i greci, quindi sono romani, sono romani. Greasy Groove, che è Greasy Groove, porca trottola, è il... quello dove c'è il Durburger, il... oh, porca miseria, non me lo ricordo, dove c'è comunque il Durburger. Diventerà Golden Groove, che è praticamente relativo all'età dell'oro, quindi la grande età del metallo più prezioso, che ha dato la svolta a tutte le successive epoche storiche e, ahimè, a tutte le guerre che ne sono conseguite. Haunted Hills, le montagnole maledette, ragazzi, diventeranno History Hills, quindi un'altra location che non va in realtà a prendere una precisa epoca storica, ma rimarrà dinamica e andremo a vederla. Si parlava di qualcosa relativo al tetro, non voglio espormi troppo, saprete tutto più avanti. Pleasant Park, che è il parco pacifico, diventerà Pilgrim Park, che è dedicato appunto ai pellegrini che si sono spostati in varie continenti, in varie parti del mondo, in tutte le epoche storiche. E per chiudere, ragazzi, Snobby Shores, che sono le spiagge snob, diventeranno Salem Shore, che qua io, ragazzi, non ho ben capito cosa vuol dire Salem Witch Trials. Potrebbe essere, cioè, Witch Trials vuol dire i viaggi delle streghe. Non capisco bene a che cosa venga associato questa cosa, o addirittura al Medioevo, quando bruciavano le streghe. Comunque non lo so. Quello che sappiamo, ragazzi, intanto ve la voglio fare vedere questa lista che vi ho citato fino adesso, in modo che anche voi gli date una bella occhiatina. È giusto che voi la vediate, ragazzi. Eccola qua, la nostra lista presa dai miei data miner, ragazzi. Ve la metto in modo che la vedete benissimo anche voi. Eccola qui. Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa che cosa succederà tra un giorno e mezzo? Di certo noi saremo qui in live a vederlo insieme a voi e a godere insieme a voi delle meravigliose modifiche che la mappa otterrà. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su, ragazzi, se vi è piaciuto questo mega l'iccone. Noi, ragazzi, ci vediamo in live, però più tardi, perché oggi non riesco a venire giù di mattina. Ciao!